Aggressione lunedì pomeriggio agli ospedali riuniti di Foggia al pronto soccorso. Due uomini e una donna hanno accompagnato due bambini vittime di un incidente stradale. Quando il medico di turno, una dottoressa, ha disposto la dismissione per i due minorenni che non avevano riportato ferite, i tre all'improvviso hanno aggredito sia la dottoressa che gli infermieri, sputandoli e colpendoli con schiaffi e testate. Secondo il racconto del direttore del pronto soccorso Procacci, i tre insistevano per una prognosi molto più rilevante. A quel punto la dottoressa è stata aggredita, mentre un altro infermiere che era intervenuto per separare ha ricevuto una testata che gli ha provocato la frattura del setto nasale. È intervenuta la polizia che ha arrestato due dei tre protagonisti. L'altro è riuscito a dileguarsi. Indagini sono in corso per identificarlo. Mimmo Siena, Speciale News.